qua. Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo webinar di MyFruit TV, questa volta dedicato al residuo zero. Vendere il residuo zero, tutto quello che c'è da sapere. È un argomento di strettissima attualità, direi, merito per alcuni o colpa per qualchedun altro, forse anche di un'immediatezza del messaggio che piace e arriva più direttamente al consumatore, ma che tuttavia ha ancora qualche lato oscuro che vorremmo chiarire. Ed è proprio quello che vorremmo fare oggi, anche con l'aiuto dei miei ospiti, soprattutto grazie a loro. Ve li presento uno a uno. Carmelo Sigliuzzo, responsabile schemi di certificazione di prodotto CheckFruit. Buongiorno Carmelo. Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaella e grazie di questo invito. Grazie a te. Gianmarco Guernelli, responsabile nazionale ortofrutta di Conad, benvenuto anche a Gianmarco. Buongiorno a tutti, buongiorno Raffaella e anch'io ribadisco il grazie per l'invito. Luca Cardamone, Buyer Category Manager Frutta e Verdura di Unes, ben trovato Luca. Buongiorno, buongiorno Raffaella, buongiorno a tutti i partecipanti e grazie dell'invito. Paolo Piccinni, responsabile commerciale di filiale Fruttital, ovviamente Gruppo Orsero. Benvenuto Paolo. Grazie Raffaella per l'invito e ringrazio tutti per l'attenzione. E ultimo ma non ultimo, Roberto Chiesa, direttore commerciale Fratelli Romagnoli. Buongiorno Roberto. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Direi che il tema è caldo, noi avevamo anche un paio di minuti di ritardo, quindi iniziamo subito e direi di partire con gli aspetti relativi alla certificazione, se Carmelo è d'accordo. Quali sono i passaggi che deve compiere un'azienda che vuole certificare il proprio prodotto a residuo zero? Bene, sì, certo. Innanzitutto vorrei fare una piccola premessa. È importante dire che dietro un claim dichiarato di questo tipo, quindi produzione a residuo zero, è importante che ci sia una certificazione di parte terza, da parte di un ente indipendente e un ente qualificato. E al momento occorre ricordare che non esiste una linea guida o un disciplinare di riferimento unico a livello nazionale, ma gli enti di certificazione che stanno certificando da più tempo hanno, come noi, delle linee guida sviluppate in proprio. A questo proposito ricordo che stiamo anche lavorando in campo neutro, cercando di trovare con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, una linea unica italiana e speriamo di arrivarci molto presto. Alcune regioni europee come Francia e Spagna su residuo zero ci lavorano da più anni, hanno delle linee uniche nazionali e il residuo zero è diventato già un segmento di mercato in crescita. Veniamo a noi, come funziona la certificazione? CheckFruit, devo dire che è arrivata nel 2019, ad aprile 2019, alla redazione di una linea guida. È stato un percorso abbastanza complesso per noi perché, appunto, fino a quando non abbiamo capito che il residuo zero non era semplicemente un prodotto con quantità di residui chimici, di fitofarmaci al di sotto dei limiti di quantificazione analitica, no? Come comunemente si sa che è la cosa che più comunica al consumatore, sotto il famoso limite dello 0,01 mg chilo, che non ci siamo peraltro inventati, non si è inventato nessuno di noi, ma che è quel limite al di sotto del quale, anche per i controlli ufficiali, la Direzione Generale Sanco dell'Unione Europea, non considera residuo, benché i laboratori di analisi ormai con tecnologie avanzatissime e con capacità e strumentazioni riescono ad andare anche oltre. Però l'errore di misura al di sotto di questo livello è molto elevato e quindi non c'è certezza della quantità né della tipologia del residuo in quel caso. Quindi chiariamo anche questo aspetto. Siamo riusciti a uscire da questa banalizzazione, perché purtroppo questo è un punto di forza perché comunica bene al consumatore, ma banalizza invece quello che c'è dietro il raggiungimento di questo risultato, perché questo è il risultato dell'applicazione del metodo della produzione integrata. Quindi siamo riusciti a uscire da questa banalizzazione, abbiamo capito che
chi produceva residuo zero era già chi applicava da anni il metodo di produzione integrata. E devo ricordare a questo punto che in Italia, insomma, siamo leader in Unione Europea sull'applicazione del metodo, grazie alle tante spinte che ci sono state nel tempo verso la produzione integrata, da parte della distribuzione organizzata prima, ma anche grazie al supporto delle regioni che hanno supportato e che ancora continuano a supportare la diffusione del metodo tramite i disciplinari regionali che ormai sono da lunghi anni pubblicati e aggiornati annualmente dalle regioni italiane, specifici per le colture o per le regioni. Produzione integrata che purtroppo però non ha avuto, io dico produzione ingrata, nel senso che non ha avuto poi il merito di valorizzare, no? Perché chi conosce il metodo della produzione integrata, come lo comunichiamo, era impossibile da comunicare, perché il consumatore non lo comprende. E quindi abbiamo pensato che questo fosse un punto di arrivo importante ed è un punto anche di valorizzazione delle produzioni fatte con questo metodo. Allora, primo paletto è che noi abbiamo inserito nella nostra linea guida del G03 la linea per la redazione del disciplinare tecnico di produzione di vegetali a residuo zero ottenuti con metodi di produzione integrata, l'abbiamo chiamato così. Primo paletto importante, l'azienda che richiede la certificazione a residuo zero deve essere certificata, già certificata o contestualmente richiedere, ottenere la certificazione della produzione integrata secondo quegli schemi riconosciuti, quali sono la UNI 11233. Dobbiamo ricordare questa norma è una norma UNI, quindi l'ente italiano di unificazione, che è nata già nel 2007, poi rivista nel 2009, ma che purtroppo ha avuto poco successo, se non in alcuni settori particolari, soprattutto dell'industria di trasformazione. Ma anche la certificazione Global Gap, ormai Global Gap è nata con le Good Agriculture Practice nel 2001, ma poi oggi è andata molto al di là e oggi è proprio applicazione di IPM, applicazione di crop management, integrated crop management, quindi è produzione integrata, o ancora il sistema qualità nazionale di produzione integrata, che oggi è abbastanza spinto, ormai voluto, messo in piedi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, comunque certifica anche quello il metodo di produzione integrata. E quindi, a fianco a questo, l'azienda deve poi dimostrare di avere naturalmente un sistema robusto di gestione e di controllo delle colture, perché deve dimostrare come ha raggiunto l'obiettivo zero. Se vuoi mi fermo qui, così sì, poi magari approfondiamo su aspetti tecnici. Continuiamo con altre domande. Volevo chiedere a Gianmarco Guarnelli, perché ne abbiamo parlato un po' nell'intervista che gli ho fatto qualche giorno fa, e volevo anche che fosse magari chiarito adesso, non è, e mi sembra di aver capito questo, che Conad non abbia delle riserve sul risultato, giusto? È più una questione legata alla rilevabilità strumentale, è corretto dire così? Vorrei chiarire anche questo tema, Raffaella. Il tema è il claim residuo zero sull'etichetta colpisce il consumatore perché è chiaro, è immediato e quindi il successo è sicuramente dovuto alla semplicità della comunicazione del concetto chiave. Questo però, al di fuori del mondo dei tecnici, e questo claim però può essere frainteso, perché chi l'acquista può pensare che le referenze, questi prodotti, siano provenienti da coltivazioni che non hanno utilizzato principi attivi o hanno fatto uso di fitofarmaci, e a mio avviso questo è il punto, diciamo, di fraintendimento che si può generare nel consumatore. Quindi anche in un'ottica di chiarezza va a mio avviso specificato meglio. Come tutti sappiamo, se un prodotto residuo zero al momento della vendita non ha residui, non vuol dire che non siano stati utilizzati fitofarmaci in tutto il processo produttivo, ma
adesso sto cercando di semplificare per non dilungarmi, ma solamente che questi non sono stati utilizzati o nell'ultima fase produttiva o che quelli che sono stati utilizzati avevano dei tempi di decadimento tali da non residuare sul prodotto. Questo non vuol dire che non si possa produrre residuo zero, tutt'altro. E così come che il residuo zero non sia finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci. Quindi, a mio avviso, su questo aspetto bisogna fare chiarezza. L'altro tema, come giustamente ha enunciato Sigliuzzo prima, è che non esistono normative nazionali o europee e si fa riferimento a degli standard privati che fissano come soglia di presenza di sostanze chimiche negli alimenti il limite di rilevabilità strumentale. Non voglio dilungarmi su questo tema perché Sigliuzzo è stato chiarissimo. Oggi il limite di rilevabilità strumentale utilizzato dagli enti di controllo è fissato allo 001. Sappiamo tutti che le tecniche si stanno evolvendo e già oggi possono andare al di sotto di questa soglia residuale, quindi c'è un potenziale rischio nel momento in cui si abbassano questi limiti di invalidare il claim. Per ultimo anche il tema appunto di questi standard volontari, non sono tutti uguali e secondo noi sarebbe meglio se tutti utilizzassero le stesse regole e se fossero queste gestite a livello europeo e nazionale, come correttamente è stato anticipato nell'intervento precedente. Queste sono le nostre riserve, ma dal punto di vista della credibilità assolutamente per alcune produzioni, per alcuni prodotti in alcune aree produttive non abbiamo assolutamente riserve. Grazie Gianmarco. Vediamo la tua azienda un attimo. Chiedo prima a Paolo Piccini se ci racconta l'esperienza di Orsero con il residuo zero, quando avete iniziato, con quali prodotti. Sì, Orsero ci ha sempre creduto e soprattutto investito nel residuo zero. Mi permetto di condividere delle slide. Dove fin dall'inizio abbiamo voluto selezionare e ricercare delle aziende dall'altra parte del mondo, in Costa Rica, che avessero delle valenze per produrre zero con l'ananas. Da diversi anni che siamo sul mercato, continuiamo ad esserci e ci crediamo, fra virgolette, tant'è che ci abbiamo creduto, che abbiamo voluto sviluppare delle linee di prodotto anche italiano, peraltro poi in azienda qui di Molfetta, nostra partner, dove abbiamo cominciato dapprima con i pomodori nelle diverse declinazioni, come si vede, e quest'anno abbiamo aggiunto anche il cuore di bue, e poi abbiamo voluto proseguire ancora con il cetriolo. E Orsero, ripeto, da sempre ci crede, da sempre ha voluto, investire su questi prodotti. Siamo convinti che una quota di mercato l'abbiamo in qualche maniera già e vogliamo vedere di incrementare assolutamente i risultati economici di questa linea di prodotto, insomma, assolutamente. Grazie Paolo. Invece Chiesa a Casa Romagnoli, la linea residuo zero quando è nata e anche come? Allora, la linea residuo zero da noi è nata nel 2016 ed è nata forse anche un po' per caso. Il nostro obiettivo era quello, che è quello che poi contraddistingue la nostra quotidianità, di individuare sempre modelli produttivi, standard varietali e sostenibilità economica per la filiera. E quindi cercare di far uscire quotidianamente il nostro lavoro, di far uscire dal concetto di commodities la patata, anche perché oramai, e non è solo dell'ultimo anno, i costi di produzione non sono sicuramente da commodities e non lo sono mai stati. La patata è un'orticola da pieno campo e ne quanto ne consegue sia in termini di attenzioni dal punto di vista tecnico che di costi conseguenti. Quindi noi nel 2016 anche per rispondere a quelle che erano le direttive comunitarie, abbiamo indirizzato la nostra attività verso la selezione di varietà di patate con quattro linee particolari. La tolleranza genetica, quindi alle principali fitopatie,
che colpiscono la patata, quindi riduzione della chimica, garantire comunque buone rese produttive per la sostenibilità, diciamo, dell'azienda agricola, garantire elevate e selezionare elevate caratteristiche organolettiche. Un prodotto ortofrutticolo deve essere buono. E questo è un elemento fondamentale, soprattutto per un prodotto come la patata, che non lo puoi mordere, non lo puoi comprare, mordere, capire se ti piace, ma lo devi spostare, diciamo, la soddisfazione in una fase successiva, che è la cottura, la preparazione domestica, e poi che fosse anche avesse anche una buona conservabilità, perché ormai i trattamenti in post raccolta non se ne fanno più, e quindi deve varietà che abbiano una, diciamo, ridotta la minore possibile induzione al germoglio. Da qui quindi è nato un progetto di prodotto sostenibile per l'ambiente, per il produttore, sicuro e buono per il consumatore. Ma non potevamo fare tutto da soli, noi potevamo avere le idee, potevamo attivare la sperimentazione. Ci siamo avvalsi di un team di ricerca costituito dal mondo accademico, che abbiamo individuato nell'Università della Tuscia, nel Dipartimento DIPAF, l'Istituto di Bioeconomia del CNR di Bologna, che è colui che si occupa dei panel test, quindi della valutazione organolettica delle varietà, e, diciamo, la benedizione, l'appoggio, il sostegno di Legambiente, perché comunque noi, in qualità di soci di Legambiente, tutte le iniziative che vanno nella direzione della sostenibilità e dell'ambiente, noi le condividiamo sempre con il nostro partner Legambiente. Abbiamo lavorato su tre livelli: un campo sperimentale, contemporaneamente in pieno campo e contemporaneamente in laboratorio. Questo perché? Perché siccome la patata è una cultura annuale e tutto quello che io non prevedo quest'anno poi lo devo spostarlo avanti di un anno, il fatto di lavorare su tre livelli ci consentiva di migrare da una parte all'altra le esperienze e quindi di risparmiare tempo. E così siamo arrivati, dopo tre anni di sperimentazione, dal 2016 alla fine del 2019, che eravamo riusciti a generare un modello di produzione di lotta integrata di livello superiore, perché quello era il nostro obiettivo, cioè cercare di migliorare o elevare la lotta integrata, che era quella che noi applicavamo già, diciamo, dagli albori. E quindi siamo riusciti ad ottenere una produzione che, con il minimo ricorso alla chimica, usando, come diceva giustamente Guernelli, molecole a bassa residualità, senza alcun uso di rame e senza uso di fosfiti. Il rame si trova, ma si trova in tutte le coltivazioni, è un metallo molto stabile che deriva il più delle volte da coltivazioni e culture precedenti. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che ha detto Domenico Sigliuzzi: abbiamo contattato un ente di certificazione che abbiamo individuato in CheckFruit, che da pochi mesi o un anno aveva messo a punto delle linee guida. Abbiamo definito insieme a loro il nostro disciplinare di produzione e abbiamo attivato l'iter di certificazione. All'inizio, alla fine del 2019, inizio 2020, abbiamo potuto proporre al mercato, come prima azienda in Italia, la patata residuo zero. Ma attenzione, non la patata residuo zero che spesso può essere abbinata, come ho sentito, a un'analisi multiresiduale. La patata residuo zero, così come tutte le altre culture a residuo zero, noi riteniamo che sia fondamentale la varietà. La varietà deve essere una varietà tollerante alle maggiori o più diffuse o più impattanti dal punto di vista chimico fitopatie, come può essere la peronospora nel caso delle patate. E qui la nostra sperimentazione ci ha portato a partire da un numero elevatissimo di varietà, testarle nei nostri 50 campi sperimentali che tutti gli anni sviluppiamo negli areali più importanti, e sono fondamentalmente tre: Levante Twister come varietà a pasta e buccia gialla, e Aloet come varietà a buccia rossa, per rispondere
a un mercato, a un consumo che nel tempo si è stato gradualmente focalizzando, abbandonato il modello francese che era quello della patata da fritto, da gnocchi e da purè, che doveva corrispondere a delle caratteristiche morfologiche ed estetiche. E qui, con permettimi, l'amico Guarnelli, abbiamo avuto un percorso lungo di revisione proprio di questi assortimenti, incentrando soprattutto sulla varietà, perché guardate, quando noi parliamo di residuo zero, parliamo di alto di gamma, io purtroppo oggi trovo ancora sui banchi della distribuzione organizzata confezioni di patate dove la patata è riferita a patata, pasta e buccia gialla senza indicare la varietà. Ecco, questo è un elemento questo di però, perdonami, è un altro problema. Io lo so che potrei parlare un fermami. Senti, però collegato a questo, perché ci sta, voglio chiederti quali sono in questo percorso che avete fatto, ma anche non solo passato, ma anche presenti, quali sono le difficoltà che avete dovuto superare o che state incontrando ancora in queste fasi, no? Dalla produzione, più o meno direi che me l'hai spiegato, con anche l'utilizzo di varietà tolleranti, ma in fase di certificazione e commercializzazione, quali sono gli aspetti che i punti ancora da sistemare? Allora, guarda, il primo punto riguardava obiettivamente invece trasferire questi nuovi modelli che potevano sotto certi aspetti mettere anche a rischio la coltivazione. Era quello di coinvolgere le aziende agricole, perché le aziende agricole nei diversi areali di produzione, ecco, una cosa che io credo che sia importante è che, siccome il residuo zero non prevede trattamenti ovviamente in post raccolta, non il ricorso della chimica, il primo problema dell'azienda agricola era quello: e se capita una aggressività di un patogeno, cosa faccio? Abbandono la coltivazione? No, ovviamente si abbandonava il progetto, il lotto veniva tolto dal progetto del residuo zero e difeso con le pratiche della lotta integrata. Questo ci ha favorito tantissimo la penetrazione e la diffusione del modello produttivo. Noi obiettivamente abbiamo, quando è nato il residuo zero, dove abbiamo cercato anche di lavorare sul packaging facendo ricorso al modello Sorma Peel di Sorma, che abbatte la plastica di oltre il 25%. Sarà contenta Sorma di essere citata così? No, vabbè, però di fatto Sorma poi non è un segreto, perché oggi io vedo che tutti o molte insegne si stanno spostando su questo Sorma Peel. Noi per la verità non lo usiamo, e lo usiamo solo per il residuo zero, è una scelta aziendale, non l'abbiamo usato per altri. Diciamo che a livello di difficoltà vere e proprie in questo momento la difficoltà maggiore è quella della diffusione presso le insegne della distribuzione organizzata, perché ovviamente la distribuzione organizzata ha delle proprie politiche commerciali. C'è chi ci crede di più nelle private label e chi ci crede di meno, e chi crede di più anche in linee diverse dal residuo zero e dalla lotta integrata, come il biologico, chi lo gestisce in un modo piuttosto che in un altro. Ti devo dire che i risultati commerciali sono stati importanti. Adesso io vi do qualche dato anche sulla grammatura, ma velocissimo. Me li dai dopo. Bene. Allora, ok. Perché dopo aver sentito Guarnelli, a questo punto lo chiamiamo in causa benissimo Luca Cardamone, perché proprio loro invece in alcuni punti di vendita UNES hanno allestito delle isole per il residuo zero, dove non era possibile per questione di dimensioni. Hanno delle scaffalature ad hoc. In ogni caso direi che è già poco più di un anno, no, che avete iniziato. Come funziona, Luca? Beh sì, noi abbiamo sempre ritenuto che l'ortofrutta sia il nostro biglietto da visita, e dedicando particolare attenzione al reparto dobbiamo compiere in esso delle sperimentazioni. Due anni fa, circa un anno e mezzo fa, all'apertura di un nostro punto vendita a Vimodrone, mentre studiavamo come dovevamo impostare il reparto, abbiamo ritenuto che, oltre allo spazio dedicato al chilometro zero, al biologico, al convenzionale e quant'altro, di dedicare un'isola anche al residuo zero. Ma come siamo arrivati a questo?
siamo partiti inserendo un po' di tempo prima solo qualche referenza e abbiamo visto che il cliente la ricercava e la vendevamo bene. Abbiamo cominciato ad ampliare un attimino l'offerta con le referenze. Anche qua si vendevano bene. Quindi a questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un settore proprio specifico del residuo zero, dove abbiamo inserito tutte nelle varie categorie delle referenze, quindi la quarta gamma, la frutta, la verdura e per ultimo quest'anno abbiamo inserito anche i legumi secchi. E per identificarlo, per identificare questa isola all'interno del nostro punto vendita, abbiamo messo un crowner in alto dove si identifica proprio lo spazio residuo zero e un minimo di spiegazione, come dicevano tutti gli altri partecipanti, dove cerchi di spiegare al cliente in quel poco tempo in qua per fare la spesa, non solo quello che c'è scritto nell'etichetta, ma spiegare un attimo cos'è il residuo zero e il perché comprarlo. Come dicevi tu, abbiamo solo qualche spazio importante nei nostri punti vendita, perché non sono grandissimi, e dove non abbiamo lo spazio per le isole, noi li inseriamo all'interno del nostro banco frigo, identificandoli con delle fasce sotto, come viene identificato il biologico o come vengono identificato anche il chilometro zero. E anche lì sta avendo molto successo e i dati lo dimostrano. Quindi il cliente in questo momento ci crede. Stavo proprio per chiederle se ci può fornire qualche dato, tipo trend di crescita, quali prodotti sono più performanti, un po' sulla linea di quanto stava dicendo. Sì, allora, da inizio anno a oggi più o meno abbiamo trattato una quarantina di referenze a residuo zero. Il fatturato del 2022 rispetto al 2021 è cresciuto di un 15% a valore e di più di un 10% a volume. Ovviamente ci sono dei picchi dove dalla settimana 16, quindi da metà aprile, quando inizia la primavera, fino più o meno a tutta l'estate, dove hai un assortimento un po' più ampio e quindi si concentrano gli spazi più importanti da dedicare al residuo zero, dove abbiamo tantissimi pomodori che sono la categoria che la fanno da leone, dove quest'anno sono andati veramente molto bene, abbiamo avuto i ciliegini colorati, datterini, ramati, lo zebrato, abbiamo avuto tutte le varietà, e i piccoli frutti, dove fino all'anno scorso c'era solo il mirtillo, perlomeno noi avevamo trattato solo il mirtillo con dei risultati sorprendenti, quest'anno abbiamo affiancato anche il lampone nei piccoli frutti. E poi, man mano nella stagione, inseriamo tutti i prodotti gli stagionali, che la fanno poi da leone nel momento. Quindi, non so, c'è l'uva, c'è il melograno, tutti i vari prodotti stagionali. E poi ci sono i sempreverdi, chiamiamoli, dai, le zucchine, le carote, le cipolle e le patate. Ottimo, grazie. Grazie Luca, anche perché così breve ho recuperato il ritardo che mi ha provocato Roberto Chiesa. Adesso gliela farò pagare, così lo cito ogni 3 secondi. Carmelo e Sigliuzzo, torno per le questioni spinose tanto. Una delle obiezioni che viene fatta spesso al residuo zero è un po', l'ha anticipato credo anche Guernelli poco fa, la possibilità di garantire appunto il residuo zero anche in condizioni particolari, non so, cambiamenti repentini del meteo, eventuali contaminazioni del suolo o della falda freatica, eccetera, perché la pianta si adatta con risposte non sempre prevedibili o uniformi, no? E da tecnico che cosa ci può rispondere? Sì, giustamente entriamo anche un po' nel dettaglio, se mi permetti, della nostra linea guida, perché queste cose che vi dirò sono cose che abbiamo poi scritto nella linea guida. Io parto da una premessa: l'agricoltore naturalmente, come ben sappiamo, lavora sotto il cielo, qualsiasi produzione è soggetta a variazioni e disastri possibili, anche diciamo imprevedibili, no? Quindi detto questo, naturalmente ritorno alla produzione integrata. Nella nostra linea guida chiediamo che si definiscano innanzitutto le modalità di valutazione preliminare dell'azienda agricola, cioè ci sono le precondizioni per poter fare residuo zero e quindi queste devono essere basate su verifiche tecniche che devono essere effettuate da tecnici qualificati. Voi sapete che con il PAN del 2014, in applicazione del PAN, c'è stata la qualifica del certificato di abilitazione alla consulenza in materia di uso
sostenibile degli agrofarmaci per i tecnici coinvolti nell'applicazione della produzione integrata. E noi abbiamo sposato in pieno quella linea perché riteniamo che la qualità nasca proprio dalla qualità dei consulenti, dalla qualità dei produttori, e quindi l'assistenza tecnica in campo è fondamentale. Che cosa dobbiamo chiedere? Che ci sia l'analisi dei rischi produttivi prima di iniziare la coltivazione, quindi per evitare eventuali contaminazioni esterne, per esempio per effetti deriva, no? O altro tipo di contaminazioni, ma anche, se ne è accennato anche prima, anche il suolo, le acque, dobbiamo essere certi che non ci siano contaminazioni nel suolo, nelle acque, che possano andare ad alterare poi la nostra coltivazione. E poi la messa a punto di strategie basate sull'impiego anche di mezzi non chimici, e questa è la produzione integrata, no? L'abbiamo imparato lontano nel tempo, produzione integrata perché integra i diversi mezzi e i diversi metodi. E la grande novità oggi è offerta dai tanti mezzi alternativi alla chimica che pure possono essere impiegati. E grazie a bio, permettetemi una battuta, e questa è in favore del bio, perché il bio ha dato una grande spinta, no? Non ha il valore in sé il biologico, il mondo del biologico ha dato una spinta verso la ricerca di mezzi alternativi alla chimica, no? Quando io ricordo, abbiamo iniziato un percorso insieme, no? Ci siamo incrociati negli anni 90, lo possiamo dire. Io ero una bambina. Su un progetto bio del biologico qui in Puglia, un grande progetto di valorizzazione dell'agricoltura biologica. All'epoca non avevamo strumenti, no? Perché era poco interessante per il mondo della ricerca e della chimica, quindi nessuno ci pensava, ma poi invece quando è cresciuto ha portato con sé delle grandi novità che oggi sono applicate e sono efficaci anche per la produzione integrata, la produzione convenzionale, no? Ricordiamo all'epoca c'era solo qualche mezzo che era di origine naturale, quindi si poteva usare la quassia e il rotenone, oggi sorridiamo perché sono stati poi banditi, perché non basta che sia naturale la sostanza, poi bisogna verificarne la tossicità, e quelle, diciamo, non erano selettive, distruggevano tutto, eccetera, eccetera. C'è rimasta la zadiractina, il famoso olio di neem miracoloso, ma pare che anche questa venga sostituita, però piretrine, Bacillus thuringiensis e altra roba è rimasta, anzi, il Bacillus era utilizzato, pensate, per la lotta ai lepidotteri, unica, adesso le varie specie, sottospecie e varietà vengono utilizzate per tanti patogeni, anche per patogeni fungini, quindi la ricerca in questo ha aiutato tantissimo. Oggi sono tante le sostanze che di origine naturale ed altre tipologie che vengono utilizzate con efficacia anche in agricoltura integrata. Poi ci sono gli strumenti di biocontrollo. Il settore del biocontrollo e quindi la difesa naturale, no? Promuove la difesa naturale delle colture, i microrganismi, gli insetti, gli acari, i nematodi utili, oppure i semiochimici, la scoperta di nuove molecole di origine naturale, le sostanze di base. Il settore del biocontrollo sta crescendo tantissimo, si stima che per l'anno prossimo si arrivi a un fatturato del settore di 4,5 miliardi di dollari. Questo giusto per dare un'idea di quanto a livello mondiale stia crescendo questo. E poi non possiamo non considerare l'agricoltura di precisione, l'agricoltura 4.0, no? I sistemi di supporto alle decisioni. Quindi oggi abbiamo la possibilità di, in maniera puntiforme, andare a guardare cosa succede dal punto di vista dei parametri climatici, no? Nella mia azienda. Quindi cosa ben diversa che non il servizio meteorologico regionale, che pure è importante, ma guardo l'intorno, ma guardo anche l'interno della mia azienda. E, ultimo, sostanze chimiche, ecco, devono essere attentamente valutate sulla base della loro residualità, tossicità sull'ambiente e sull'uomo, e naturalmente è importante lo studio e la conoscenza delle dinamiche di degradazione delle sostanze attive utilizzate. Questo è possibile soltanto se l'azienda ha uno storico, no? di analisi, ha verificato quelle molecole che residuavano di più, ha escluso quelle che invece... E questo nasce dalla ricerca, no? Roberto Chiesa prima citava il loro percorso, tanti altri
hanno seguito e seguono questi percorsi, quindi le varietà resistenti o tolleranti, insomma, quindi, non ci si ferma a quello, no? E l'ultima cosa, Raffaella, così poi se no poi mi dici che ho rubato troppo tempo, l'ultima cosa, tutto questo per noi deve essere supportato naturalmente per poterlo certificare da un sistema documentale che sia in grado di dimostrare che l'organizzazione delle attività attraverso disciplinare di coltivazione e regole di gestione, quindi un sistema di controlli interni per controllare quindi la gestione corretta del prodotto, anche di quel prodotto che dovesse risultare, come accennava prima Roberto Chiesa, al termine del percorso non conforme al residuo zero, perché appunto non possiamo permetterci di perdere. Allora, come lo gestisci, come lo monitori e come che percorsi alternativi gli fai fare? Quindi assolutamente tutto questo deve esserci, e quindi anche sulla base di analisi periodiche presso laboratori accreditati, naturalmente questo, diciamo, non solo certificazione, quindi analisi, un sistema di coltivazione che cambia, nuovo sistema, e per forse anche un po' di autocontrollo. Assolutamente. E l'ultima chiosa, perché è stato citato prima, mi è capitato effettivamente che all'inizio soprattutto qualcuno avesse chiamato qui in ufficio e avesse detto: senta, io ho le analisi, il prodotto è pulito, che cosa devo fare per certificare? Dico: no, guardi, ha sbagliato numero, perché ovviamente non è possibile questo, non è il risultato delle analisi, l'analisi è solo la validazione dei tuoi processi. Una battuta veloce con Gianmarco Guernelli, giusto per capirci, su questo immagino sia d'accordo anche tu, giusto Gianmarco? Sì, su quanto detto da Sigliuzzo sicuramente sì, e soprattutto per ciò che riguarda il tema della lotta integrata. La frutta e verdura di Conad provengono prevalentemente da coltivazioni a lotta integrata, che riducono drasticamente, come diceva bene lui, non mi dilungo, l'utilizzo dei fitofarmaci. E i nostri ovviamente prodotti hanno anche una soglia residuale già più bassa dai limiti di legge. È dal 1990 che ci stiamo lavorando, abbiamo iniziato un percorso molto importante che oggi a nostro avviso ci sta dando anche delle soddisfazioni dal punto di vista delle garanzie. Il tema invece che ci tengo bene a puntualizzare, mi ricollego all'ultima chiosa di Sigliuzzo, è proprio quello, cioè l'analisi multiresiduale non deve essere il punto di partenza, ma deve essere al massimo un punto di arrivo nel momento in cui si deve verificare che tutte le attività a monte siano andate a buon fine, perché quello che purtroppo ho vissuto nell'arco della mia carriera lavorativa è proprio che tante aziende si impegnavano, ci hanno messo anni per raggiungere determinati obiettivi, e altre invece si presentavano senza aver fatto ricerca, sperimentazione sul campo, con dei prodotti con zero residui di pesticidi, e si proponevano come produzioni controllate, lotta integrata e quant'altro. Quindi su questo tema credo sia bene considerare esattamente quello che ha detto Sigliuzzo sulla lotta integrata. Riguardo quindi adesso questo, diciamo, le priorità di Conad, quindi al momento cosa sono? Integrato, me l'hai detto, biologico, premium? Allora, per ciò che riguarda Conad, dal 2021 abbiamo comunicato di più e meglio quello che, diciamo, di fatto stavamo già facendo da anni. Sicuramente continueremo, perché il tema della comunicazione è fondamentale per far capire effettivamente tutti gli sforzi che ci stanno a monte. Quindi è fondamentale continuare su questa strada. Dobbiamo migliorare, anzi, dal punto di vista commerciale, indipendentemente dalla crisi, ma non perché non vogliamo considerare la crisi, ma perché abbiamo
puntiamo su alcune segmentazioni d'offerta, vogliamo comunque rilanciare la nostra gamma di prodotti verso natura bio, puntare ovviamente, come dicevi prima, alla segmentazione prima dell'offerta, senza dimenticare i prodotti mainstream per garantire la convenienza, perché comunque la crisi c'è, è già presente e la dovremmo affrontare per parecchi mesi, ecco. Ok, grazie. Grazie. E invece lato viaggiatore goloso, cardamone, voi avete in mente, prevedete di inserire qualche referenza a residuo zero? Allora, sì, sarò breve anche qua, ma perché nel mio carattere essere pragmatico. Che bello. Stiamo lavorando per uscire con un prodotto a marchio a residuo zero, ma ci stavamo già lavorando tempo indietro, come stiamo lavorando per i prodotti biologici. Come potete vedere col prodotto marchio Viaggiato Orgoloso sulla prima gamma, noi non è che usciamo con tantissimi prodotti perché vogliamo far volume e quant'altro, ma dobbiamo essere sicuri al 100% di quello che tireremo fuori, che produrremo. E qua dobbiamo essere sicuri con un margine di errore minore dello 0,01% come per legarci al residuo zero. Quindi sì, vogliamo uscire, ma stiamo facendo tutti i controlli del genere, che non sono i controlli che faranno tutti gli addetti lavori, che sono molto più bravi e preparati di noi, ma stiamo analizzando anche, come diceva anche un attimino Guarnelli, le performance e la predisposizione del cliente in questo momento, che cosa è predisposto, visto il periodo in cui andiamo incontro. Quindi sì, vogliamo uscire, ma ci stiamo ragionando in maniera importante. Grazie Luca. E, Piccini, torno ad Orsero per quello, adesso mi sta facendo il telefono, questo non è mai capitato, volevo però chiedere la crescita a volume e anche di paniere della vostra offerta, e stacco il telefono. Sì, assolutamente, noi valutiamo appunto delle crescite in volume pari a quella che diceva Luca Cardamone, nel senso che anno per anno valutiamo all'incirca un 20% di crescita a volume. Quella in fatturato un anno come questo, insomma, potrebbe essere un po' fuorviante, però sicuramente il volume e la risposta del consumatore la valutiamo positiva, tant'è che abbiamo voluto un po', a conferma appunto di quanto ci crediamo, abbiamo voluto implementare l'offerta della nostra sezione, diciamo, residuo zero, grazie a delle formule di integrazione verticale che abbiamo con le nostre aziende partner, valutate, come si diceva prima, in virtù delle conoscenze, professionalità e capacità di gestire un processo nuovo, e lo stiamo facendo anche con Agricola Azzurra, che è la nostra nuova piattaforma controllata sempre dal gruppo Orsero, che va ad offrire alla GDO italiana il prodotto italiano. E come vedete, partiamo dalla gamma dei radicchi. Avremo da quest'anno, con la nuova produzione, abbiamo il radicchio tondo, il radicchio lungo e anche il pan di zucchero. Queste referenze nello specifico le offriamo per 12 mesi all'anno. Abbiamo appena introdotto quest'anno il fico d'India residuo zero in Sicilia, lo stiamo presentando al mercato. E il mercato lo sta riconoscendo, poi le dimensioni commerciali è tutt'altra cosa, le valuteremo alla fine della campagna, mentre per la prossima campagna dell'asparago abbiamo già pronto una linea di asparago appunto a residuo zero. Questi sono i nuovi prodotti sicuramente che saranno a breve sul mercato, come dicevo, ma ne abbiamo anche degli altri studio, fra cui l'uva, le albicocche, piuttosto che altre referenze, proprio per cercare di offrire al consumatore un paniere più ampio in virtù di quelle che possono essere le sue scelte, insomma, assolutamente. Chiesa, è un po' così, trend di crescita e anche ampliamento, ad esempio, alle cipolle, anche per romagnoli, no? Un po' una prospettiva in crescita. Sì, assolutamente sì, e anche in modo, devo dire, inatteso. Gli elementi che giocano, che hanno giocato e che giocano tuttora a favore dell'inserimento in reparto del residuo zero sono sinteticamente la novità, il margine e la distintività
dal punto di vista sia dell'ampliamento della gamma, anche se le patate probabilmente avrebbero bisogno di una riduzione di gamma, e sia per quello che riguarda invece il messaggio della sostenibilità. Noi abbiamo inserito e offerto 3 grammature da 1 chilo, 1,5 kg e 1 chilo. Poi, visto il prezzo alto delle patate degli ultimi 2 anni, qualche insegna ha chiesto di avere una grammatura intermedia, ma per gestire la battuta fronte consumatore, quindi abbiamo inserito il 1,250 kg. Queste 3 grammature pesano, dati anno 2022, quindi gennaio fino a ieri, il 28% per il chilo, il 12% per il chilo 2,50 e il 60% per il chilo e mezzo. Da quando abbiamo proposto la prima volta, era l'inizio del 2020, 6 furono le insegne che si fecero coinvolgere in un test. Nel 2021 a queste 6 se ne sono aggiunte altre 3 e nei primi mesi del 2022 siamo in un totale di 11 insegne in tutte le 4 aree Nielsen che vanno. Ecco, la cosa importante, interessante, è che le prime non si sono ritirate, cioè hanno notato nel caso delle patate, le patate sono è un prodotto driver, cioè rimane 12 mesi all'anno esposto e quindi aiuta tutto, il fatto che hanno leggermente stabilizzato i volumi che oggi risultano in grande spolvero, 2021 sul 2020 a volume più 170% e i primi 9 mesi del 2022 sul totale anno 2021, già a ieri l'altro, siamo a più 70%. Questo ci ha portato a indurre a un ampliamento di gamma. Io vorrei provare, ma non ce la farò mai, a farvi vedere, ma può darsi di sì, slide, vediamo se riesco. Non hai nessuna slide e quindi siamo a posto. Torni indietro. Volevo farvi vedere le confezioni delle cipolle che da quest'anno affiancheranno le patate, tutte in confezione Sormapil, e devo dire che la sperimentazione sta andando avanti e oggi siamo già a una fase, diciamo, successiva, un residuo zero 2.0, perché abbiamo già messo a punto dei disciplinari di produzione dove la chimica, intesa come molecole chimiche, oramai è al bando ed è stata eliminata. Grazie anche per la velocità. Mi hai visto? Carmelo Sigliuzzo, il residuo zero si può definire sostenibile secondo te? E qua è un po' una provocazione, perché poi per qualcuno non si può, anzi non si deve, diciamo, considerarlo tale. Sì, beh, qui è una provocazione bella calda calda, perché sai, le ultime settimane sono state, insomma, c'è stato un po' di movimento, ma su questo tema se ne è parlato. Qualcuno appunto ha detto, ma non è sostenibile, il residuo zero. Io penso che la sostenibilità non possa essere appannaggio di questo o quel settore, di questo o quel metodo di produzione, no? Sappiamo che la sostenibilità si declina con quei 3 famosi pilastri, no? Il pilastro ambientale, il pilastro etico-sociale e quello economico. E quindi poi va misurata. Noi crediamo che certamente, premesso che non c'è nessuna attività umana che abbia impatto zero sull'ambiente, anche in questo momento, no? Stiamo lavorando in questo modo, stiamo consumando energia, pare che anche la rete, no? e i vari server, eccetera, consumino parecchia energia, quindi non abbiano proprio un impatto zero. Consumiamo energia elettrica nei nostri posti, è ovvio che abbiamo un impatto anche semplicemente chiacchierando fra di noi. Ma a parte questa cosa scherzosa, è chiaro che quando parliamo di produzione integrata è da sempre ritenuto un metodo di produzione sostenibile, no? Che ha un suo livello di sostenibilità, che va declinata però appunto nei 3 pilastri. Quindi noi dobbiamo garantire remunerazione e cibo sano per tutti,
e questo è uno degli elementi principali, e quindi non deve neanche spaventare il discorso del pilastro economico, diciamo, lucrativo, perché vuoi, no, non è quello il ragionamento, è garantire la giusta remunerazione di tutti i fattori di produzione, anche a livello appunto di tutti gli attori della filiera produttiva, anche a livello di aziende agricole, che non mi sembra che siano state particolarmente avvantaggiate nel tempo dal ricorso alla produzione integrata, nonostante i grandi sforzi che appunto dicevamo prima, no? Ormai sono 30 anni che si fa produzione integrata in Italia e questa cosa è poco conosciuta e poco nota. Quindi sostenibilità c'è e sostenibilità va declinata in questo modo. Non credo che possano dirsi cose diverse, insomma. Grazie Carmelo. Mi sono arrivate diverse domande interessanti e spero di riuscire a trasferirvele. Quindi vi chiedo, mi raccomando, ancora per avere delle risposte ovviamente esaustive, ma un pochino più brevi, per vedere di appunto di accontentare anche il pubblico che ti sta scrivendo. Intanto Paolo Piccinni, sempre in quest'ottica di contrapposizione che non dovrebbe essere, direi, ma voi per quella che è la vostra esperienza, il residuo zero si contrappone al biologico? Sì, sono d'accordo con te, non è giusto usare il termine di contrapposizione. In merito alla domanda, mi permetto di dire che assolutamente no, non c'è assolutamente nessun contrasto, fra virgolette, fra le due linee di produzione, perché come diceva prima Sigliuzzo, i prodotti biologici sono regolamentati da norme di sostenibilità generali fin dagli anni 90 e queste norme sono volte a salvaguardare l'ecosistema in generale, l'ambiente e di conseguenza la salubrità del prodotto. Sono processi produttivi sostenibili che favoriscono in maniera, come dire, diretta la fertilità del suolo, il suo equilibrio biologico, chimico, fisico, insomma, e poi con una programmazione definita che in virtù di rotazioni o avvicendamenti favorisca appunto le proprietà chimico-fisiche del terreno. Quindi secondo me e secondo Orsero il prodotto biologico comunque resta la miglior scelta da un punto di vista della tutela dell'ambiente e della sostenibilità in senso ampio e in generale, insomma, fra virgolette. Mentre il residuo zero ha come punto di interesse offrire quello che un consumatore chiede, cioè un prodotto sano che non abbia residui. Chiaramente, come si è sottolineato da Chiesa e dagli altri partecipanti, non è un processo facile, no? È un processo che deve partire comunque da competenze disciplinari piuttosto che accorgimenti tecnico-produttivi. Giustamente Chiesa sottolineava l'importanza delle varietà, l'importanza dell'irrigazione, l'importanza delle potature nel caso delle piante, piuttosto che l'uso di thuringiensis come di bacillus vari che possano, come dire, avere funzioni sul controllo di patogeni diversi e vari della pianta. Quindi, come dire, garantisce un prodotto sano attraverso un processo che rispetta l'ambiente. Mi permetto di seguire un po' l'indicazione di Guernelli, dove giustamente lui dice che la MDD, la marca del distributore, fin dall'inizio ha perseguito questo obiettivo di ridurre, no? O di garantire un prodotto con minor quantità di residui, e di conseguenza il residuo zero, la logica del residuo zero parte proprio da lì, cioè quella di come dire, garantire un'assoluta assenza di residui sul prodotto, chiaramente con accorgimenti che vanno in linea con la produzione giusta. Luca Cardamone, per quella che è l'esperienza di UNES invece c'è competizione tra vendite di biologico e residuo zero? I vostri dati che cosa dicono? No, allora, no, ma soprattutto perché noi quando ci siamo approcciati al residuo zero non ci siamo mai approcciati per voler spostare le vendite o decidere di vendere il residuo zero invece del biologico. A parte che non decidiamo noi, ma decide il cliente quello che dobbiamo fare, detto questo. Ma io lo definirei un rapporto paritario. Vero che
il biologico sta viaggiando in maniera importante e mantiene la sua quota, non è scesa nonostante l'ingresso del residuo zero, così non era sceso quando avevamo inserito il chilometro zero, vero che il residuo zero in poco tempo ha raggiunto una quota importante, ma non sta rubando spazio al biologico. Quindi per noi lo trattiamo come un rapporto paritario. Ottimo, ok, quindi quando faremo il prossimo webinar sul biologico potremo affrontare anche l'altra faccia della medaglia allora. Avevo un paio di domande ancora per voi, ma prima mi interessava, intanto è arrivata una domanda da Maurizio Brasina, penso conosciate voi del settore, comunque area qualità di Coppa Italia, che chiede: ma che cosa succede se a causa di un'eliminazione di un fitofarmaco o di nuovi patogeni non si è più in grado di ottenere il residuo zero su un prodotto che si è affermato sul mercato con quel claim? Non so se è una risposta per una domanda per Carmelo Sigliuzzo o anche per forse lo stesso Luca Cardamone. Vedo Gianmarco che sorride, quindi a Gianmarco non lo chiedo. Io ci posso provare a rispondere. Saluto Maurizio Brasina, naturalmente, e con grande piacere. Beh, certo, questo è un problema che ci troviamo tutti i giorni, perché voglio dire, sappiamo bene che le normative europee sui fitofarmaci no, cambiano molto rapidamente, molte sostanze attive vengono ritirate per vari motivi, eccetera. Certamente credo che oggi ci siano tutti gli strumenti alternativi per sopperire a una mancanza di questo tipo, che certamente comunque, per quanto siano rapide e veloci, non sono così immediate, no? I ritiri di alcune molecole non è proprio così immediato. Quindi credo, per le cose che anche abbiamo detto prima, quindi i metodi alternativi che oggi abbiamo a disposizione, gli agricoltori possano, non dico facilmente, sopperire alla mancanza, ma penso che anche quello che diceva Roberto Chiesa, insomma le sperimentazioni che loro hanno fatto, eccetera, va proprio in questa dimensione, no? E andiamo nella dimensione di probabilmente da qui a un po' di anni non utilizzare più sostanze che abbiano una certa residualità, e forse il mondo cambierà un po', lo vedremo. Ma è sempre Brasina chiede al dottor Chiesa: sarebbe interessante chiedere al dottor Chiesa quali sono le percentuali di analisi multiresiduali con presenza di residui prima della conservazione. Dice Brasina: dalla mia esperienza sono sempre non rilevabili. Allora, sicuramente la lotta integrata, la selezione e il controllo della filiera garantiscono una sicurezza a livelli percentuali altissimi. Quello invece che cambia, adesso io non ho il dato delle percentuali, però obiettivamente diventa un elemento di sorpresa quando ci dovesse essere un residuo o una molecola che ha residuato e che non era previsto che lo facesse. Nel caso nostro delle patate, il problema non dico che è risolto, però obiettivamente ci preoccupa poco, perché parallelamente alla definizione del primo residuo zero, il fatto di continuare a testare, anche proprio è di qualche giorno fa la notizia shock, ma che di shock poi c'è poco, della comunità di una riduzione del 62% della disponibilità delle molecole, cioè, prima era il 50%, quello che ci ha scioccato è il 12%, perché sapevamo già che il 50% era un percorso definito. Arduo anche. Cioè, io direi quasi. Visti i tempi stretti. Come. Impossibile, ecco. E quindi noi abbiamo intrapreso e continuato a mettere a punto dei disciplinari dove la chimica è obiettivamente al bando, cioè noi non abbiamo uso di chimica. Vorrei con un termine definire la nuova classe di prodotti che nel caso delle patate hanno dato ottimi risultati, poi i cambiamenti climatici ovviamente a volte mettono in difficoltà i modelli di coltivazione, ma sono nella famiglia dei corroboranti,
che devo dire danno dei risultati ottimi. Quindi sicuramente dal punto di vista del multiresiduale la lotta integrata è arrivata a un livello che di residui ce ne sono rilevabili ben pochi. Grazie Roberto Chiesa. Allora, io avrei ancora un sacco di domande, ma abbiamo già raggiunto l'ora di durata e quindi purtroppo devo cominciare anche a salutare e a stringere. Direi che forse Carmelo, quando penseremo a queste discussioni tra 10 anni, visti anche i ritmi di evoluzione sia delle tecnologie, dei metodi di difesa, probabilmente saremo tutti in un altro contesto. Sì, quello che dicevamo proprio adesso, no? Certamente non abbiamo la palla di vetro, però diciamo, se guardiamo indietro, la nostra storia anche recente ci permette di capire che cosa potrà accadere, no? Quando qualche anno fa, diciamo qualche, ma insomma si parlava di agricoltura biologica, si diceva non si può fare, un'utopia, ma anche quando più recentemente si introdusse Global Gap come un protocollo, roba da pazzi, oggi poi i fatti e il tempo hanno dimostrato il contrario. Io credo altrettanto possa avvenire da qui a 10 anni, sicuramente per le rivoluzioni che ci sono e per la resilienza che gli agricoltori, l'agricoltura italiana sta dimostrando, e questo è un fatto davvero importante, no? Quant'è la capacità di adattamento rapido degli agricoltori che, pur essendo un settore così legato invece alle tradizioni, invece sta dimostrando di veramente cavalcare le novità della tecnologia, no? Dell'agricoltura 4.0. Ancora chiaramente siamo agli inizi, però da qui a 10 anni sicuramente il residuo zero sarà superato, perché non ci saranno residui di alcun tipo nella nostra ortofrutta, nei nostri prodotti. Questo anche come consumatore io penso, no? Quindi, possiamo essere felici. Tra una decina d'anni, Guarnelli, ne riparliamo. Sicuramente sì, adesso spero anche prima, ma in un'ottica evolutiva, come stava giustamente dicendo Sigliuzzo, sicuramente sì, non la vedrei male anche come tema valorizzante delle nuove produzioni di precisione, di agricoltura di precisione, come l'idroponica o l'aeroponica. Sono tutte novità che a mio avviso, diciamo, stanno prendendo sempre più piede, e perché no non valorizzarle con questo claim in futuro, ecco. Grazie. Scusa Raffaella, posso solo una battuta? Finire un attimo solo su quello che diceva Carmelo. È vero che le aziende agricole italiane sono resilienti, ti seguono e tutto, però non dimentichiamoci che le aziende agricole oggi e da qualche mese, e sono molto preoccupato dei prossimi mesi, stanno vivendo una situazione di grandissima difficoltà, sì, che per un aumento dei costi di produzione, per delle logiche commerciali che non sempre pagano e riconoscono il valore della produzione, e nel nostro settore purtroppo l'eliminazione di molecole e politiche fatte un po' sulla sottrazione senza dare il tempo della sostituzione stanno purtroppo avendo un'azione, un risultato di abbandono delle coltivazioni pregiate. Basta farsi un giro nella pianura padana per vedere le superfici a mais, quanto hanno sostituito le nostre colture pregiate evocate. Quindi l'azienda agricola oggi è l'elemento, prima lo era, oggi lo è ancora di più in termini di debolezza. Sì. E quindi ha bisogno di valore aggiunto, di novità che gli portino una maggiore remuneratività. Con questo direi che possiamo concludere. Volevo ringraziarvi tutti, penso avremmo potuto parlare un'altra ora, magari lo faremo questo secondo webinar sul residuo zero. Grazie Carmelo Sigliuzzo, Gianmarco Grazie. Guerrini, Luca Cardamone, Grazie Paolo Pinni e Roberto Chiesa. Grazie. Ringrazio anche Checkfruit, Romagnoli e Belgravia perché hanno sostenuto questo incontro. E come ultima cosa volevo ricordarvi che il 18 ottobre facciamo un webinar dedicato ai premi Price, per cui ci leghiamo anche un po', passiamo da residuo zero valorizzazione proprio al prodotto premium. Arrivederci, grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi.